Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata della guida scacchista matto per superare punteggi sempre più elevati di chess.com. E allora, cominciamo subito. Ciao, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Clicca sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video e unisciti al gruppo Facebook Scacchista Matto per ricevere i migliori consigli su come migliorare nel gioco degli scacchi. Abbiamo raggiunto i 1200 spaccati, vediamo dove riusciamo ad arrivare. E4, C5, quindi giochiamo una siciliana. C3, Alapin. D5, l'idea è di togliere subito un pedone dal centro. E5, E5 è particolare, allora se gioco E6 si rientra in una francese, che a me non piace particolarmente. Io pensavo, se il problema della francese qual è? Che il mio alfiere, campo chiaro è bloccato, quindi stavo pensando se esco l'alfiere e poi faccio E6 sarebbe una francese migliorata. E allora proviamo, mi sembra una buona idea. D4, E6. Ok, quindi è vero che sono una francese, però ho uscito l'alfiere campo chiaro, quindi probabilmente è una francese vantaggiosa per me. Qua c'è il problema poi di come mettere questi pezzi. Potrei fare cavallo C6, pedone per e poi magari alfiere B4 scacco. Questa è un'idea. Attenzione perché minaccio anche pedone per, cavallo B4. Forse subito no perché c'è alfiere B5 scacco. Pensavo che in effetti la casa C2 è debole. Però pedone per, cavallo B4, alfiere B5 scacco, devo tornare indietro, non ha senso. E allora potrei sviluppare il mio alfiere in B4, quindi anche dando scacco, quindi guadagno un tempo, e poi potrei mettere il cavallo in E7. Secondo me non è malvagia l'apertura, cioè come sono uscito. Allora, qui cavallo E7, alfiere per, cavallo per, donna 4 scacco, cavallo C6. Non è interessante. Fiere B5, faccio cavallo C2 scacco e poi lo difendo. Sì, mi sembra interessante. Dal fiere B5 cavallo C6, cavallo E7, mi piace. Quindi non mangio, non gli permetto di sviluppare un pezzo facilmente. Vediamo qui come va a finire. Cavallo C6, sì, perché minaccio il doppio. Minaccio anche cavallo D3. Interessante. Fiere B5, quindi mi permette di fare il doppio. E allora analizziamolo con calma. Cavallo C2 scacco, ovviamente devo muovere il re. Mettiamo proprio re D2. Se collo per torre mi becco alfiere per cavallo, pedone per, donna per re F8 potrei fare. Re F8 non mi mando la torre. Quindi questa è già un'idea. Se no, cavallo C2, re via e mi difendo. Questa è un'altra idea. Perché tanto la torre non scappa. Ha un minuto, mannaggia, ogni volta. Ah, mi mangia? Vabbè, ok. Ogni volta dimentico il tempo. Va bene. Abbiamo. Vabbè, accettiamo, ci sta risfidando. Accettiamo. Mi siamo a 1215, poi magari vabbè, cambio avversario. E4. Una Caro-Kann. Ok. Vediamo la variante aperta, quella con cui preferisco. Cavallo per. F5, cavallo G3. Qui le mosse tutte di apertura. Quindi H4, qui segue. L'idea è che subito mi espando il lato di re. In effetti sì, può essere considerata una cosa strana per chi magari ha visto il mio video dove spiego come si gioca in apertura e quindi dico di sviluppare i pezzi, conquistare il centro, arroccare. E quindi questa K4 potrebbe sembrare strana, però in questa posizione è considerata la migliore dalla teoria. Qui alfiere D3 se non sbaglio, però su donna per D4. No, la prima con l'F3 e poi alfiere D3. Quindi così mi difendo. Penso sia questa la migliore perché comunque si guadagna un tempo, cioè riesco a espandermi, la mia idea ovviamente sarà quella di arroccare lungo, riesco a espandermi
e quindi riuscire a, sì, a fare un attacco comunque al lato di re, a iniziare un certo attacco. Ora dovrebbe mangiarmi, io rimangio, ah no, non mi mangia, vabbè, ok, la mangio io. Mangio io, sì o no? Perché secondo me, cioè, il cavallo che viene a casetta non è che è una bella mossa. Poi faccio alfiere F4, sì, non è buono a mangiare, ok. Alfiere F4. Quindi ora l'idea sarà donna di 2 e rocco lungo. E mi sono sviluppato. Mangio... Donna di 2. Anche donna di 2 non mi prende bene. Donna D2, ma sì, dai. Ok. Quindi difendo l'alfiere che mi sta attaccando, poi arroccherò a lungo e poi vorrò un po' manovrare con i miei cavalli per cercare di sfruttare un po' queste debolezze. Innanzitutto, abbiamo visto che ha fatto due mosse con la casetta e con la F6, quindi ha sbagliato, cioè era meglio se avesse mangiato il mio alfiere in D3. Ora io arroccherei lungo, però sto pensando che devo fare il fiere verde, una per cavallo D5, guadagno un tempo. Giusto. Quindi, fiere verde, una per cavallo D5, dove mi sposto? Certo, non è il massimo. Allora mangiamo noi, ma sì, mangiamo. E poi arrocco lungo. Ok, ci siamo difesi prima di D4. Ora, questo cavallo vuole andare in E4, certamente. Questo cavallo invece magari in E5. Forse era meglio per me donna D3, però devo difendere l'alfiere F4. Quindi, questo è più interessante, cercare di spingere questi pedoni. Quindi sto pensando magari cavallo via, poi spingo. Allora, la proposizione è molto interessante, abbastanza equilibrata, anche se io preferisco il bianco, io ho poco tempo e me lo dimentico sempre. E allora, quali sono, possono essere i piani? Torre 1, cavallo E4, perdo per H5, no. Donna D3, cavallo E4, oppure cavallo E5, cavallo E5, torre D8, C3, F3, cavallo E4, ma sì, dai, cavallo E5. Idea quindi F3, cavallo E4 e poi G4, G5. Questo è il piano che abbiamo scelto tutti insieme. Cavallo D7. Cavallo D7. Quindi mi attacca il cavallo. Che facciamo? Donna E3. Donna E2 forse. Donna E3, cavallo D5. Donna E2. Se mi mangia, mangio, è di tua forchetta. Poi mi faccio pure cavallo E4, subito. Anche se gli darei il tempo di mangiarmi, poi cavallo F6. Quindi forse non è la migliore. Qui continuo a non potermi mangiare, F3. Lo gioco un po' più velocemente, se non voglio perdere il tempo. Proprio cavallo D5 minaccia con l'F4, quindi non è proprio bellissimo. Alla prossima potrei pure mangiare. Puoi fare cavallo C4. Facciamo una con l'E4. Con l'E4 gli attacchiamo la regina. Quindi guadagniamo un tempo. Pensando a qualche sacrificio, però non mi sembra ci sia niente. G4, G5, certamente un buon piano. Cavallo C4, cavallo D6 è pure molto interessante. Perché se fa F5 si indebolisce. Cavallo F4 potrei fregarmene. Cavallo C4, cavallo D6. Però secondo me è un po' lenta. E allora dai, mangiamo e poi G4, G5. Proviamo ad essere un po' più veloci, vediamo che ci esce fuori. Non ho paura di cavallo F4 perché, ok, donna E3, donna E3, cavallo D5 di nuovo, che noia. Donna D2 E5 perché il piano è inchiodato. Mannaggia.
Un F2. Difendo il pedone e non ho attacchi. Ok, da un F2 mi piace. C3, difendiamo il pedone. Attenzione però, devo stare attento a collo di 3 scacco. Torre per... Che ha visto? Se donna per mi becco con le due scacco, quindi stavo per entrare nel suo tranello, però così sono in vantaggio. Non c'è alcuna minaccia da parte sua, quindi ora devo solo stare attento, ma appunto non ci sono minacce. Ecco, mi sono beccato. Vabbè, il doppio, ok, però ho una regia di vantaggio, cioè una torre di vantaggio, quindi va bene. Ok, devo solo giocare velocemente, però vabbè dai, 11 secondi a voglia. Quindi direi che anche questa è vinta. Torre qui. Torre D8. Sto giocando anche in pre-move, mi sa. Non vedo minaccia da parte sua. Torre A8. Gli mangiamo tutto. Scacchetto. Deve tornare indietro, cavallo D6. Ah no, mangiare il premio F7. Ok, quindi dovremmo raggiungere 1230 forse. Però insomma, ancora lunghetta la strada verso punteggi più elevati. Ma si abbandona? No, non so cosa pensi. Ok, abbandonato. Benissimo. E allora giochiamo un'altra partita. Vediamo chi ci sfida. Diego Lamina, un italiano. Cavallo C3, D5. Si fa D4, rientra in variante che io gioco molto spesso. Sì, vabbè, la sua prima non l'ha fatta. La fa ora, è un po' strano. Lo giochiamo tipo cavallo F6. Potrei anche mangiare. Vabbè, cavallo F6. Vediamo. Quale può essere la mia idea? Niente, E6, alfiere D6. Ah, E3. No, secondo me è sbagliato la scelta alfiere in C1. Mi aspettavo alfiere F4 come dama di cavallo B5. E quindi non avrei uscito il mio alfiere. Però così faccio alfiere G4. E poi cavallo C6, E6, alfiere D6. Cavallo C6. In questo modo raggiungo uno sviluppo abbastanza buono, senza fare problemi. Qui mangio. Qui potrei. Allora, se mangio questo pedone, cavallo, pedone per, è già buona. Che comunque io ho due pedoni al centro e lui solo uno. Ho detto questo pedone si può attaccarlo poi con C5. Quindi leverei un pedone al centro. Ma anche se mangio pedone per non è neanche malvagia. Cavallo D7 deve fare F4. B7 arrocco. Certo, lo indebolisco notevolmente. Però non so quale delle due sia migliore. Ma a me piace di più questa. Ok. Quindi poi alfiere D6. Io c'è perché ho un controllo del centro assoluto. In futuro farò anche C5. Non ora perché non mi piace donna B5 scacco. Quindi però arrocchiamo, siamo super tranquilli. Poi togliamo anche l'ultimo pedone centrale. C'è anche il pedone B2 da attaccare. Quindi secondo me questa è una posizione buona per me. Mi cede la casa E4. Oltretutto facciamo torre B8, io attacco il pedone B2. Poi C5, interessante. Qui donna B4, come fa a difendere tutto? Attacco pedone D4, attacco il cavallo, attacco il pedone. Ok, perde il pedone D4. Quindi già vediamo che le debolezze iniziano a farsi sentire. Cavallo E4. In realtà non minaccio niente, però metto un cavallo in E4, che è comunque una buona cosa. No, non minaccio niente perché F2 è super difeso, G3 non c'è nulla. Se avessi una torre in sesta ci sarebbe cavallo G3 e torre H6 matto. Però F5, torre F6, beh, è interessante. Anche se un po' mi indebolisco. F5 crea il pedone 6 debole. Non so.
Mi attacca la regina nel frattempo. In b5 non posso, b4 non mi piace, se no donna f6. Però cioè, non faccio quel piano. Se no donna b4, no vabbè, donna f6 dai. Donna b4. Poi donna b4 può essere interessante. Alla fine non ha grandi minacce. Allora, donna f6, cosa potrei fare dopo? In effetti sono un po' a corto di piani. Invece, donna b4. Questo piano di f5 non è malvagio. Allora facciamo donna b4 e ci lasciamo questo piano in caso. Inoltre limitiamo anche il suo cavallo notevolmente. c3 e ti mangio? Mi dimentico qualcosa? No. Beh, mangiamo pedoni. Qui abbiamo 3, 6, 7, 2 piani di vantaggio. È abbastanza buono. Torre c1. E qui allora, no, donna f6 perdo. Ah no, il piano c6 lo perdo. Ok, vabbè. Niente, donna 5 e poi torre c8. Ok, abbiamo con c, abbiamo un pedoncino di vantaggio che dovrebbe portarci a vincere la partita. Qual è il piano? Il piano è di conquistare la settima traversa. Tutto ci possiamo, vabbè, difendere dal matto, che in futuro magari ci possono essere trucchi. Con poco tempo è sempre meglio evitare eventuali corridoi. Ora donna c3, poi mi fa donna 3, se no donna c5. Donna c3, donna c5. Vabbè, donna c3. Chiaro che se cambia, comunque il finale è vantaggioso per me. Non è semplicissimo da vincere, però è vantaggioso. Un altro piano poteva essere quello di avanzare la torre e mettere la donna dietro. Però comunque, nei finali, l'importante è conquistare la colonna aperta. Donna c5. Così difende il pedone e comunque continua l'attacco sulla sua regina. B4, B4, donna D4, creo un po' di pressione sui suoi pedoni, anche se attualmente non sono minacciati, qui magari minaccio torre B8, donna C4, minaccio torre regina, e non può difendere tutto. Quindi, ah ok, mi ha lasciato la torre. Ok, anche questa direi che è andata. Seguo donna per f4 e torre c1, matto. Se mi fa g3. Ok, torre c1. Ma non è matto. Sì, è matto. Ah, è abbandonato, ok. Perfetto. Facciamo un'altra. Ok, giochiamo e4. Quindi siamo andati a 1243. Ah, l'altra volta. Ok, ora gioco questa apertura. Donna h5. Leggevo in un post nel gruppo Scacchi, nel gruppo Facebook Scacchi, che un po' insultavano, dicevano: ma perché la gente minaccia il matto del barbiere in apertura? In realtà guardate che è un'apertura esistente. Ok, no, cavallo f6 non esiste. Intendo cavallo c6 per difendere il piano e5. Poi alfiere c4 che minaccia il matto, chiaramente g6. È un'apertura che esiste e non è neanche brutta per il nero, perché per il bianco. Perché è vero che esce la regina d'apertura che non si fa. Nel frattempo muovo perché poi il tempo scorre. Che non si fa. Ma creo questa debolezza perché costringo il bianco a muovere il pedone in G6 e quindi comunque lo indebolisco. Allora, qui ho un pedone di vantaggio, però anche la regina è molto esposta. Quindi devo anche stare attento. Allora, alfiere C4. Stare attento perché potrebbe minacciarmi. Donna G3. Donna G3 mi mangia qui, però mangio il pedone G7. Quindi va bene. Vabbè, arrocco faccio D3,
Ok, minaccio anche alfile H6, non vedo sue minacce. E in realtà c'è cavallo D4 che minaccia C2. Però faccio alfile B3, ok. Non posso fare cavallo A3 perché mi mangia. Quindi comunque in linea generale è sconsigliato muovere la regina in apertura. Però esistono pure queste minacce, possono essere interessanti. Fine D6 non c'è forchetta perché è super difeso. Beh, alfile F4 è tipo. Cerco di cambiare i pezzi, tanto sono in vantaggio. Ah no, cavallo F5. Tensione, madonna, mi sto beccando un attacco doppio. Che stupido. Ok, F4. F4, cavallo H5, donna via. Tanto è difeso. Beh sì, mi piace. F4. Quindi comunque creo un attacco nel suo lato di re. Anche se limito il fiere, però vabbè, dai. Fiere B3, difendo. Qui non ci sono scacchi. Attento perché comunque la posizione è molto aperta, quindi comunque incline a tatticismi, però attualmente non ne vedo. E beh, però qui E5. Ma anche F5 al fiere H6, cavallo H5, no, si difende. E5. E5 mi sembra buona. Sì, dai, cosa può fare? Cavallo H5, vabbè, poi ti mangio. Lo puoi fare prima alfiere per cavallo e poi E5, vabbè. Donna via, cavallo per, alfiere per, cavallo per, donna per, alfiere per, non posso mangiarlo. Però, ok, ho già un pezzo in più. Certo, non è il massimo. Tanto donna F2. Allora, concentriamoci. Cavallo per, alfiere per. Sì, per forza. Ah no, non l'ha fatta. L'idea è che poi avrebbe potuto fare alfiere per E5. Va bene, però questo cavallo non lo riesco a mangiare. No, G4, attenzione, c'è alfiere H4, mannaggia. Va bene, con calma. La posizione è comunque super vantaggiosa. Quindi cavallo E2. Difendiamo il pion F4. Ok, e poi arrocco. Cioè, avrei dovuto fare donna F3. Donna F3 è la mossa giusta, sono confuso. Vabbè, non succede niente. Siamo comunque in una posizione buona. Ok, ora G4 non perde il pezzo. Alfiere H4, donna via. Sì, dai. Donna F3. Mi sembra che ha un pezzo di vantaggio. Con cosa la mangiamo? Va anche con l'alfiere, dai. Ok, molto bene. Sono un problema di tempo, però. Se gioco un po' più veloce dovrei anche guadagnarlo. Quindi, cosa svedo il mio avversario? Ha mosso un po' i pezzi male. Tutto lì. Erano tutti un po' scoordinati. Stavolta. Vabbè, quindi mangio tutto. No, pensavo. Stavolta se mi mangio di pedone avrei mangiato di cavallo. Però così mangio tutto. Mangio pure qua. Poi mangio pure l'alfiere. Sto pensando che forse c'è pure qualche matto, ma immediatamente no. Torre F6, attenzione che sto arrivando. No, vabbè, gli mangiamo semplicemente i pezzi. Ah, ok, torre H6, non può difendersi, c'è l'alfiere. Quindi prima cavallo G3, poi potrei fare torre H6 e matto. Qui unica mi sa alfiere 6, perché gli sto messo pure alfiere. Ah no? Allora vabbè, cavallo G3. Vabbè, cambiamo tutto, dico, siamo in super vantaggio, non c'è motivo di rischiare. Cosa abbiamo? Abbiamo due pezzi di vantaggio. Meno pezzi sono in gioco, più facile sarà vincere per me.
problema del tempo qui è abbastanza relativo perché qui c'è abbastanza, cioè su, sì, è super vantaggioso. K4. Ok, quindi quanto arriviamo? 1200? Superiamo 1050, mi sa. In caso, qui, vabbè, cavallo qua. Gli ho dato un pedoncino, vabbè, non succede niente. Alfiere G5. Cavallo 4, vediamo se riusciamo a intrappolare questa torre. Sembrerebbe di sì. Re G2, minaccio re H3. Gli mangio la torre. Vabbè, mi mangerà qui sicuramente. In realtà due pezzi valgono più di una torre, però la posizione in cui sono me ne frega. A parte prima comunque il primo F7. Ah, se metto la freccia si toglie la prime move. Quindi, così ti mangia en passant. Questo per chi non lo conoscesse è una mossa molto, cioè una delle mosse particolari. F7. Ho subito notato. Ah, beh, c'è il pedone, ok, quindi non c'è stallo. Però subito ho visto se rischiavo stalli. E ora matto alla prossima. Vabbè, mi sa che abbandona. Ok. Da dire per questo video concludo qui. Così abbiamo superato i 1250 e nel prossimo superiamo i 1300. Che fa scorrere il tempo. Perché non abbandonare? Ok, abbandonato. Allora, grazie a tutti per avermi seguito. Mettete al solito segui nel canale YouTube per non perdere i prossimi video.